italiano è come vera Recco. A sopportare l'esilio di questa terra di pianti, ma occorre lo sguardo del Divin Salvatore, sguardo che mi ha rivelato i suoi incanti e fatto presentire la gioia celeste. Gesù mi sorride quando volta a lui sospiro, e allora la mia fede non è rimessa alla prova. Lo sguardo del mio Dio, il suo sorriso che mi rapisce, ecco il cielo che è mio. Il mio cielo è in questo attrarre sulla Chiesa benedetta, sulla Francia in colpa e su ciascun peccatore la grazia che si espande dal bel fiume di vita di cui la sorgente, o Gesù, è nel tuo cuore. Tutto posso ottenere quando nel mistero io parlo cuore a cuore col mio divino Re. Tale dolce orazione in santa intimità, ecco il cielo che è mio. Il mio cielo è nascosto nella particola dove Gesù, il mio sposo, si vela per amore, o attingendo la vita al divin focolare, e là m'ascolta notte e giorno il dolce Salvatore. Quale divino istante, quando ho ben amato nella tua tenerezza, vieni a trasformarmi in te. Questa unione d'amore e l'ineffabile ebbrezza, ecco il cielo che è il mio. Il mio cielo è nel sentire in me la somiglianza col Dio che mi creò, col suo soffio potente. Il mio cielo è nel restarmi sempre innanzi, e nel chiamarlo Padre, nell'essere sua creatura. Tra le divine braccia non temo la tempesta, e la mia sola legge è il totale abbandono. Riposagli sul cuore, accosto al santo monte, ecco il cielo che è il mio. Ho trovato il mio cielo nella Santa Trinità, che mi alberga nel cuore, prigioniera d'amore. Là contemplo il mio Dio, vi ripeto sicura che voglio amarlo e servirlo sempre, senza scampo. Il mio cielo è di sorridere a questo Dio che adoro quando mi si nasconde per provar la mia fede. Sorridere nell'aspettare che riguardi ancora. Ecco il cielo che è il mio. Amen. Ecco, questo è assaporare un po', no? Il clima che respira quotidianamente tra luci ed ombre, tra momenti in cui il vento soffia fortemente, il vento dello spirito nelle vene della vita di Teresa, ma anche nel momento in cui tutto sembra stagnare, tutto sembra in salita, tutto sembra difficile, tutto sembra buio. Ecco, questo rapporto che lei ha instaurato con il Signore ce lo ha riversato in grembo nel cuore, nella mente, nella vita nostra questa sera. Grazie, Signore, per il dono di Teresa, della piccola via. Bene, alla domanda, ci sono state delle persone, questo è il sesto incontro che facciamo, quindi siamo veramente, il Signore ci vuole un sacco di bene perché nonostante tutto ci sta tenendo insieme, e se ci siete vuol dire che qualche cosa la state mangiando pure voi. Perché io, dovendo preparare questi momenti, tanto devo mangiare e mi fa piacere proprio tanto. Ecco perché dico, quando voi dite grazie a me, io dico grazie a voi, perché grazie al Padre Enrico e grazie alla comunità che io sto vivendo questo momento e vi offro questa possibilità. Allora, ci sono state delle persone che hanno messo in atto, in pratica,
vivendo in un momento sociale, in un territorio, in un anno preciso, la loro esperienza di discepolato, di fede, hanno messo in pratica quello che Gesù ha voluto e vuole della sua Chiesa. Io ho scelto dei tanti. Vi faccio il panorama. Iniziato con San Francesco d'Assisi, con Santa Teresa d'Avila, con San Giovanni della Croce, Santa Teresina del Bambino Gesù, San Oscar Romero, Don Tonino Bello, non ancora santo, ma da santificare, e il Cardinale Martini, da santificare anch'esso. Allora, vedete che il panorama è abbastanza vario e abbastanza vasto, per cui certamente, come abbiamo fatto per l'incontro passato, sarà possibile presentarvelo in due momenti. Quindi martedì prossimo, che è martedì dopo Pasqua, avremo la possibilità di continuare ad approfondire questo. E poi naturalmente vi lascio, per esempio, chi sta seguendo la formazione carmelitana online ha visto che la volta scorsa l'incontro ultimo che hanno fatto era sulla presentazione dei martiri carmelitani. Quindi ci sono degli avvii, perché poi ciascuno, conoscendosi come padre, gli interessi che ha, la cultura religiosa che ha, la curiosità, possa maturare ulteriore ricerca. E ognuno prendere quello che gli sta bene, quello che gli fa bene. Allora, San Francesco d'Assisi e la vita secondo l'insegnamento del Vangelo. San Francesco è considerato il fautore di un rinnovamento spirituale fondamentale nella storia della cristianità. Rinnovamento. Sentite questa parola, questo termine che ritorna continuamente quando parliamo della Chiesa, che è semper reformanda est. La Chiesa è in continua evoluzione. Non esiste la Chiesa mummificata, ma la Chiesa è sempre in cammino, e lo Spirito Santo la guida. Lo Spirito Santo non è uno che si fa mettere i cerchi ai piedi, le catene ai piedi, ma spira dove vuole, come vuole, quando vuole, su chi vuole. Centrale nel messaggio di Francesco sono Dio e l'amore che nutre per lui. È proprio Dio, Padre amorevole, sommo bene, dal quale proviene ogni altro bene presente in tutte le creature. L'amore che esprime San Francesco è ancora più grande nei confronti di Gesù, figlio di Dio, nato e morto per la salvezza degli uomini. L'amore dimostrato da Gesù verso gli uomini può essere glorificato in un solo modo, seguendo il suo insegnamento presentato nel Vangelo. Dice Francesco: dobbiamo amare molto l'amore di colui che ci ha molto amati. I carmelitani, i santi carmelitani hanno coniato amore con amor si paga. Perché questa presentazione? Perché come cristiani di oggi, che viviamo l'esperienza di Chiesa, nella Chiesa del 2021, nel XXI secolo, sotto la guida di Papa Francesco, dopo l'esperienza di San Giovanni Paolo II e degli altri papi che abbiamo conosciuto, questa Chiesa che noi viviamo è la Chiesa nella quale noi dobbiamo prendere e cogliere l'essenziale. La risposta alla domanda: ma perché vado in Chiesa? Per quale motivo io vado in Chiesa? Per quale motivo tu vai in Chiesa? Sì, ma il Papa, sì, ma per catechista, sì, ma per quale motivo tu vieni in Chiesa? Fammi capire. San Francesco ci sta dicendo, ecco il senso che vi ho detto prima, cercate di vedere, di trovare nella spiritualità dei santi che ho scelto, no, quegli elementi che vi fanno dire. Francesco si è posta la stessa domanda che mi pongo io. La sua risposta è stata questa. Allora può essere forse la risposta che il Signore mi sta dando in questo momento attraverso una voce
che si sente poco come Bertonia, ma spero che gli altri veramente stiano sentendo bene, perché c'è qualche problema tecnico per lei. Francesco trascorse un'adolescenza e una giovinezza spensierate. Quanti di noi hanno avuto questa esperienza e l'hanno riversata nell'esperienza comunitaria, coltivando gli ideali cavalleresti del tempo, oggi altri ideali. A 20 anni prese parte ad una campagna militare e fu accolto prigioniero. Si ammalò e fu liberato. Dopo il ritorno ad Assisi cominciò in lui un lento processo di conversione spirituale. Notate, lento processo, non da un giorno all'altro. E questo vale sempre e per tutti. Un lento processo di conversione spirituale a Dio, non al pensiero di quello, di quell'altro, di quel vescovo, di quel papa, di quel santo. No, la conversione a lui. Ho ascoltato oggi la quarta, se vi capita di andare a sentire su YouTube, la quarta meditazione della Quaresima di Padre Cantalamessa al Papa, alla Curia e ad altri che lavorano nella Curia Romana. A proposito del conoscere Gesù, è una cosa che può accadere per anni e anni e anni. Incontrare Gesù come persona è tutta un'altra storia. Io posso leggere, diceva lui oggi, io l'ho ascoltato oggi, ma era già avvenuta la cosa. Ho studiato storia della Chiesa, ho studiato teologia, dogmatica, ho conosciuto tante cose di Gesù. Ma quando l'ho incontrato veramente lui, come persona, è tutta un'altra storia. Ecco, questa conversione di Francesco accade gradualmente. Dallo stile di vita mondano che aveva praticato fino ad ora, i gesti che piano piano emette. Uno dei primi gesti è quello dell'incontro con il lebbroso, a cui Francesco, sceso da cavallo, il simbolo della scendere dall'alto, scendere dalla mentalità mondana, donò il bacio della pace e del messaggio del crocifisso nella chiesetta di San Francesco. Un altro, adesso ci ritorno su questo perché entra proprio nel merito del tema che stiamo trattando insieme. Volevo fermarmi un attimo su questo: donò il bacio della pace. E dice una cosa che mi ha in questi giorni molto, molto, molto premuto, che è la riconciliazione, il perdono. Sorelle mie, fratelli miei, in questa settimana, se c'è qualche cosa che ci rode dentro nei confronti di un altro, a cui abbiamo potuto far del male anche involontariamente, o che ci ha fatto del male lungo la nostra vita, in questo anno particolare, nell'esperienza comunitaria, la capacità di dire perdonami e la capacità di dire ti perdono, la capacità anzitutto di dire Signore, ti chiedo perdono, altrimenti che Pasqua sarà? Sarà una Pasqua ancora una fessura, non il rotolio, come dice Don Tonino, delle pietre rotolanti, di tante pietre che ci portiamo dentro e che abbiamo tante volte mimetizzato. Antonia, sta sentendo? Adesso non sento io lei. Vabbè, l'importante è che va bene. Ok. Va benissimo. Ok, bravo. Grazie a te. Allora, per 3 volte, dice la storia di Francesco, il Cristo in croce si animò. L'incontro tra persone e gli dice: va Francesco e ripara la mia chiesa in rovina. Immediatamente, no, la cosa che ha capito subito Francesco è che c'era sta chiesetta di San Damiano che stava tutta diroccata, come una volta era la chiesa della Grazia a noi a Betagne, hanno messo su le pietre per
e il Signore voleva dire qualcosa d'altro. Questo semplice avvenimento della parola del Signore udita nella chiesa di Sant'Aniano nasconde un simbolismo profondo. Ciascuno di noi, io sono sicuro, no, a partire da me, ciascuno di noi è stato, si è impattato con una chiesa in rovina, con una piccola comunità, con un prete, con un vescovo, con un padre, con un fratello, un gruppo, si è impattato con una chiesa in rovina e la tentazione è stata quella di starsene fuori, di starsene fuori, no? Di mettersi in difesa, di andare via. Io dicevo l'altra settimana di sbattere la porta e di dire andate a quel paese tutti, non voglio sentirvi per niente. E poi è venuta fuori anche in America quella corrente del Cristo sì, Chiesa no. Non c'è Cristo senza Chiesa, senza comunità, senza popolo di Dio. È un sogno, ma un brutto sogno. Allora immediatamente San Francesco è chiamato a riparare questa chiesetta, immediatamente, storicamente, no? Ma lo stato rovinoso di questo edificio è simbolo della situazione drammatica e inquietante della chiesa stessa in quel tempo. Quali erano le cose inquietanti? E ciascuno di noi guardi la chiesa di oggi, la propria comunità ecclesiale, parrocchiale, gruppo, movimento, associazione, eccetera, 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 con una fede superficiale che non forma e non trasforma la vita. Se la fede non viene trasformata, se la fede non trasforma la mia vita, la mia sequela di Gesù Cristo, è una fede morta, è una fede malata. Allora, uno, questo. La seconda era con un clero poco zelante, per dir poco, con un clero poco zelante. Terzo, con il raffreddarsi dell'amore, quindi una distruzione interiore della Chiesa che comporta anche una decomposizione dell'unità con la nascita a quel tempo di movimenti anticlericali, movimenti eretici, ereticali. Al tempo di Francesco, tanto è vero che uno dei dubbi e delle preoccupazioni di chi doveva approvare la regola di Francesco era proprio la difficoltà di in quel momento in cui sorgevano tanti gruppi di eretici e sembrava che la posizione di Francesco fosse su, come si dice, borderline, no? Che era proprio il filo del rasoio. Che cosa, dicevo, accade questo tante volte anche nella nostra Chiesa di oggi, nelle nostre comunità. Tuttavia, in questa Chiesa in rovina, al centro c'è quelle parole che, a cui ho fatto riferimento prima. Dobbiamo amare molto l'amore di colui che c'è molto amato. Al centro ci sta un crocifisso. Ecco perché l'intervento di Francesco non è l'intervento di chi batte la porta e se ne va, o di chi fonda un'altra chiesa, ma è il crocifisso che parla, che chiama a... simbolo della chiamata più profonda a rinnovare la Chiesa di Gesù Cristo. La Chiesa di Gesù Cristo. E come avviene questa operazione di cambiamento? Con la sua radicalità di fede e con il suo entusiasmo di amore per Cristo. Quindi una fede adulta, una fede operosa, una fede forte e una gioia. Francesco lo esprime in quella maniera, la gioia. La gioia di stare con Cristo e di lavorare all'interno della sua Chiesa per renderla più bella. Questa è la gioia di Francesco. Vedete com'è importante che in questo cammino noi ci poniamo le domande che io ogni tanto vi ripeto, vi rivolgo e mi rivolgo. Quindi questo avvenimento, accaduto probabilmente nel 1205, fa pensare ad un altro provvedimento. Sentite un po' perché questo accostamento
il sogno di Papa Innocenzo III. Questi vede in sogno un laico da gerarchia, attenti a questa posizione. Questi vede in sogno che la Basilica di San Giovanni in Laterano, la chiesa madre di tutte le chiese, non è San Pietro la madre di tutte le chiese, ma San Giovanni in Laterano, sta crollando, e un religioso piccolo e insignificante puntella con le sue spalle la chiesa finché non cada. C'è qualcuno tra noi che quando sogna sente anche gli odori, vede i colori e i sapori. Immaginate questo sogno, no? Tremendo. Sta crollando la chiesa di San Giovanni, la chiesa madre di tutte le chiese, e chi la regge perché non crolli completamente è una piccola figurina. È interessante notare da una parte che non è il Papa che dà l'aiuto affinché la Chiesa non crolli, ma un piccolo insignificante religioso che il Papa riconosce in Francesco. Vi ricordate di quello che abbiamo detto? Sacerdoti e laici insieme. Se questi incontri noi li facciamo soltanto noi e tra di noi, andiamo a sbattere. Ecco perché è bello pensare che come noi stiamo facendo questo cammino, tanti altri milioni di preti, di frati, di vescovi, di diaconi, di catechisti stanno facendo un cammino. Non stanno tutti in questo gruppo, no? Questo anche per rallegrare e confortare Raffaele, che l'altra sera notte ha detto che siamo pochi rispetto a tutti potrebbero sentire. È vero. Però vi immaginate che come noi siamo qui, a Roma c'era Papa Francesco che stava facendo gli esercizi spirituali. Oggi mi è arrivata una telefonata di una signora della parrocchia di San Pio, mi sembra che sia questo, non mi ricordo, che ha detto non posso stare in presenza lì, ma dopo, me lo sento dopo, perché sto facendo gli esercizi spirituali con la parrocchia. Allora, questo è crescere insieme. Questo, ripeto, per non contare mai, no? Come dire, noi siamo i buoni, o io come sacerdote dico, io sono il meglio, no? Quello non esiste. Allora, Innocenzo III era un papa potente, di grande cultura teologica, come pure di grande potere politico. Tuttavia, non è lui a rinnovare la Chiesa, ma il piccolo e insignificante religioso. È San Francesco, chiamato da Dio. Dall'altra parte, però, è importante notare che Francesco non rinnova la Chiesa senza o contro il Papa. Ma misteriosamente lo Spirito Santo fa in modo che lo stile di vita di un a riconoscersi reciprocamente. Francesco riconosce l'autorità del Papa, il Papa riconosce la voce di Dio attraverso la voce di Francesco. Allora, un po' quello che tante volte sentiamo, noi in questo periodo stiamo tanto sentendo, pur essendo Dio si è fatto uomo in tutto eccetto il peccato, no? Il figlio di Dio, la seconda persona e la Santissima Trinità, eccetera. Allora, dal basso si opera, dall'alto si riconosce che l'opera viene da Dio. Ed è l'incontro di questi due momenti che fa il rinnovamento della Chiesa, di una comunità. Ecco, questa è un po' la prima figura che ho dato degli spunti, degli stimoli per metterci poi, no? Perché, ripeto, ciascuno deve dire a se stesso poi io come mi trovo. Quello ha fatto queste scoperte, queste cose, e io che cosa sto facendo, cosa ho fatto, cosa posso fare per far crescere nella fede, nella speranza e nell'amore la mia comunità ecclesiale nella quale il Signore mi ha chiamato a vivere, ad operare. L'altra santa, un uomo e una donna subito,
Santa Teresa d'Avila, carmelitana, dottore della Chiesa. Vi presento la figura di Teresa e poi voglio fare riferimento, voglio leggere con voi, una cosa che in questi giorni sto leggendo, anzi no, l'ho finito stasera veramente, ed è la lettera apostolica che Papa Francesco ha scritto in continuità con il magistero degli altri papi precedenti che lui cita, specialmente Paolo VI, Giovanni Paolo II, sul settimo centenario della morte di... voglio dargli una notizia sbagliata, se no si per quello si è sognato la cosa. È il settimo centenario della morte, ho detto bene, della morte di Dante Alighieri. Ma questo ve lo dico dopo. Allora, Teresa d'Avila, carmelita, prima donna, dottore della Chiesa. Tra le sue maggiori opere va ricordata anzitutto l'autobiografia, che si intitola Libro della Vita, che ella chiama Libro delle Misericordie del Signore. Siamo nel 1575 ad Avila. Riferisce il percorso biografico e spirituale scritto per sottoporre, sentite la finalità, la sua anima al discernimento del maestro degli spirituali, San Giovanni d'Avila. Scrive, riflette, medita e poteva dire: io sono in contatto col Signore, il Signore mi suggerisce, lo Spirito Santo mi dice, no? Ma prima di affermare una cosa del genere, il confronto con il maestro degli spirituali, il direttore spirituale, San Giovanni d'Avila. La domanda che mi è venuta è questa, dico, è capitato mai a noi questo? Chi di noi, quando è accaduto qualcosa di spiacevole o di nuovo nella comunità, ha fatto riferimento con più preghiera, più sacramenti, dialogando con il confessore o con il direttore spirituale? Chi di noi ha un diario spirituale dove si può annotare il cammino spirituale e il cammino pastorale? Non solo i fatti nostri di consenso, ma il cammino pastorale. Lo scopo è di evidenziare la presenza e l'azione di Dio misericordioso nella sua vita. Per questo l'opera riporta spesso dialogo di preghiera con il Signore. È una lettura che affascina, perché la Santa scrive altri scritti, Madre Teresa, Santa Teresa d'Avila, e cito una particolarmente perché destina a movimenti e consigli che dà Teresa di Gesù alle sue monache, 12 novizie del Carmelo di San Giuseppe ad Avila, e Teresa propone un intenso programma di vita contemplativa e specifica al servizio della Chiesa. Alla base, fondamento, ci sono le virtù evangeliche e la preghiera. Tra i passaggi più preziosi, il commento al Padre Nostro come modello di preghiera. Allora, la finalità, formo queste novizie, le mie consorelle, le mie future consorelle, per il bene di tutta la Chiesa. La missione ecclesiale della sua vita di consacrata, della sua vita di battezzata. Papa Benedetto XVI, nell'udienza generale del 2011, si esprime così in riferimento a Teresa. Oggi vorrei iniziare una breve serie di incontri per completare la presentazione dei dottori della Chiesa. E comincio con una santa,
che rappresenta uno dei vertici della spiritualità cristiana di tutti i tempi, Santa Teresa d'Avila o di Gesù. Vorrei menzionare alcuni punti essenziali. In primo luogo, Santa Teresa propone le virtù evangeliche come base di tutta la vita cristiana e umana. Le virtù evangeliche, risentite le stesse sensazioni e emozioni che abbiamo detto di San Francesco. Il Vangelo, Gesù Cristo, il Crocifisso. Vedete che la mentalità di fede ragiona sul livello che non è quello semplicemente umano, il mio modo di vedere, il mio modo di giudicare, il mio modo di agire, perché ho letto, perché ho imparato, perché sono andato a scuola, perché ho studiato teologia, perché. La storia è diversa. Allora, il distacco dai beni o povertà evangelica, e questo concerne tutti. L'amore gli uni per gli altri come elemento essenziale della vita comunitaria e della vita sociale. Arriverà Papa Francesco con fratelli tutti. L'umiltà come amore alla verità, la determinazione come frutto dell'audacia cristiana. Infine, la speranza teologale che descrive come sete di acqua viva. Senza però, è interessante questo, attenti a questo aspetto, senza dimenticare le virtù umane, perché uno potrebbe dire, allora questa vola, volano, no, le virtù umane, l'affabilità, la veracità, la modestia, la cortesia, l'allegria, la cultura. Questa realtà umana si sposa con quella realtà frutto dei doni dello Spirito. E questo fa il discepolo di Cristo. Questo realizza, concretizza il discepolo del Signore. Allora, Teresa propone una profonda sintonia con i grandi personaggi biblici e l'ascolto vivo della parola di Dio. Andare a cercare i modelli. E quello che stiamo facendo questa sera è quello su cui ci spingono i santi stessi, perché anche loro hanno guardato a Gesù e hanno guardato a coloro i quali Gesù hanno seguito in modo tutto speciale, tutto particolare. Sono stati veri discepoli. Allora, per dirla come dicevano i padri della Chiesa, se questo è quello, hanno realizzato, hanno vissuto questo nel rapporto con Gesù, perché non lo posso fare pure? Che cosa mi impedisce? La preghiera, dice Teresa di Gesù, è fondamentale in questo cammino. Pregare, dice, significa frequentare con amicizia, poiché frequentiamo tu per tu colui che sappiamo che ci ama. Vedete come si avvicina l'esperienza di Francesco, no? La preghiera è vita e si sviluppa gradualmente di pari passo con la crescita della vita cristiana. Preghiera, vita cristiana. Si comincia con la preghiera vocale, si passa per l'interiorizzazione attraverso la meditazione e il raccoglimento, fino a giungere all'unione d'amore con Cristo e con la Santissima Trinità. Anche qui la gradualità. Non si tratta di uno sviluppo in cui salire ai più alti gradini vuol dire lasciare il precedente tipo di preghiera, ma è piuttosto un approfondirsi graduale del rapporto con Dio che avvolge tutta la vita. Allora, più che una pedagogia della preghiera, quella di te che stiamo cercando di fare per chi frequenta, per chi sta vivendo questa esperienza con me dal tempo di avvento fino a ieri sera. La famiglia in preghiera, pagine sparse, no? Si prega, si impara a pregare pregando,
si impara a pregare vivendo. Questo era quello che al lettore delle sue opere insegna, a pregare pregando ella stessa con lui. Cioè mentre scrive, prega, mentre prega, scrive. Questo è un po' il senso. E noi siamo nella Settimana Santa. Come interessante questa provocazione per la preghiera, no? Questo apprendere gradualmente una preghiera non maggiore in quantità di tempo o in quantità di parole, ma in profondità. Santa Teresa, da ciò l'importanza che ella attribuisce alla meditazione della passione e all'Eucaristia. Come presenza di Cristo, come camminare con Cristo, ecco perché dico questa settimana è una settimana propizia proprio per fare questo, no? Santa Teresa vive un amore incondizionato alla Chiesa e la manifesta un vivo senso di Chiesa di fronte agli episodi di divisione e conflitto nella Chiesa del suo tempo. Ancora una volta, una Chiesa difficile. Guardate che siamo nel Concilio di Trento, quindi una Chiesa veramente da riformare, ed è il motivo per cui Teresa incomincia l'opera di riforma del Carmelo, perché il Concilio di Trento aveva invitato vescovi, generali degli ordini religiosi, provinciali, ad intraprendere quest'opera di rinnovamento. E Teresa incomincia quest'opera nella maniera in cui più o meno almeno conosciamo, sappiamo. È il tempo della riforma dell'ordine carmelitano, con l'intenzione di meglio servire e meglio difendere, così scrive Teresa, la Santa Chiesa Cattolica Romana, ed è disposta a dare la vita per questo rinnovamento. Così Teresa d'Avila. Ecco, io mi fermerò qui, perché voglio leggere insieme con voi quanto Papa Francesco è comporta poi l'esperienza di questa sera, che potrebbe sembrare, forse poi mi direte voi, forse un po' più arida, più, io non lo so, non so come la state vivendo, come riesco a comunicarvela. Però sentite cosa dice a un certo punto in questa lettera apostolica per il 7° centenario della morte di Dante Alighieri. Io ve lo consiglio, io l'ho tirato fuori da internet, per cui senza andarlo a comprare ancora, ve lo sono letto, ma è interessantissimo. Dante, che non è mai solo nel suo cammino, Dante non è mai solo nel suo cammino, sentite, ma si lascia guidare dapprima da Virgilio, simbolo della ragione umana, e quindi da Beatrice e da San Bernardo. E grazie all'intercessione di Maria può giungere alla patria e gustare la gioia piena desiderata in ogni momento dell'esistenza. Cioè, sente il bisogno della compagnia, da soli non si va da nessuna parte. La tentazione di farsi una chiesa a proprio conto, a propria misura. Papa, vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, laici, posteghisti, chiunque, è una tentazione fortissima. E ancora mi distilla nel cuore il dolce che nacque da essa, fa riferimento alla Madonna. Non ci si salva, non sono parole di Papa Francesco, non so quelle mie, non ci si salva da soli, sembra ripeterci il poeta, consapevole della propria insufficienza. Da me stesso non vegno, dice nella Divina Commedia. È necessario che il cammino si faccia in compagnia di chi può sostenerci e guidarci con saggezza e prudenza. Appare significativa in questo contesto la presenza femminile. E questa era la chicca con cui voglio chiudere l'intervento di questa sera. Bellissimo, sentite. Allora,
ha visto nel faticoso itinerario, che ricordate, ciascuno di noi, dice quello, nel mezzo dei cammini di nostra vita, mi ritrovai in una selva oscura. Perché? Perché la diritta via era una regione. E cavolo, no? A livello personale, a livello comunitario, a livello di coppia, nelle comunità cristiane questo può accadere, accade, è accaduto e accadrà, perché purtroppo la Chiesa è la Chiesa fatta di uomini, anche se benedetta, anche se guidata dall'azione dello Spirito. Allora dice, all'inizio del faticoso itinerario, Virgilio, la prima guida, conforta e incoraggia Dante a proseguire, a non scoraggiarsi, come accade a noi di scoraggiarci, vedendo, ho tentato la prima volta, la seconda, la terza, la decima, la ventesima, la cinquantesima. Non ti scoraggiare, perché tre donne intercedono per lui e lo guideranno. Maria, la madre di Dio, figura della carità. Beatrice, simbolo della speranza. Santa Lucia, immagine della fede. Così, con parole commoventi, si presenta a Beatrice. Io sono Beatrice e ti faccio cantare. Degno del loco o de tornar di Dio. Amor mi mosse che mi fa parlare. Affermando che l'unica sorgente che può donarci la salvezza è l'amore. L'amore divino che trasfigura l'amore umano. Questa è la logica dell'essere Chiesa, ieri, oggi e nel futuro. Padre Cantalamessa oggi diceva la stessa cosa nella meditazione, nella quarta meditazione del Papa. Gesù Cristo si capisce soltanto nell'amore, per amore. Non c'è altra, ma tanti hanno conosciuto Gesù, quanta gente dice che mi piace Gesù, che grande uomo è stato, che grande, no, no? Allora, ancora, affermando che l'unica sorgente è l'amore, Beatrice rimanda poi all'intercessione di un'altra donna, la Vergine Maria. Donna è gentile in sé e si compiange di questo impedimento o via di mando, sicché duro giudizio lassù frange. L'intercessione di Maria che abbatte ogni muro di separazione, perché l'uomo possa incontrare Dio e in lui ottenere salute e salvezza. E quindi interviene Lucia, che si rivolge a Beatrice. Beatrice, l'ora di Dio vera, che non soccorri quei che t'amò tanto, che uscì per te della volgare schiera. Dante riconosce che solo chi è mosso dall'amore può davvero sostenerci nel cammino e portarci alla salvezza, al rinnovamento di vita e quindi alla felicità. Ecco, questo mi ha confortato quando ho scelto di usare anche questo sistema per poter comunicare quello che vuol dire la Chiesa di Gesù Cristo oggi, attraverso la figura di queste personalità. Vedremo la volta prossima San Giovanni della Croce e gli altri santi e non santi ancora a cui ho fatto riferimento. Ecco, io mi fermo qui e aspetto che voi possiate così dare una risonanza a quello che ho cercato di comunicarvi questa sera. Avete individuato qualcosa di quello che stiamo dicendo della Chiesa di Gesù Cristo, la Chiesa degli Apostoli, la Chiesa del Magistero della Chiesa, la Chiesa dei Santi? Avete individuato qualcosa e dire, tu guarda in Francesco, in Teresa d'Avila, nelle parole del Papa,
ci sono queste cose, le ho viste, le ho sentite. E una cosa, sì, una risonanza che mi porto dentro da un po' di tempo, e forse questa è l'occasione giusta anche per poterla esternare. Nel senso che lei questa sera ha parlato un po' di come i santi si sono lasciati guidare dall'azione dello Spirito, no? All'interno della Chiesa. E una considerazione che mi veniva da fare è che, diciamo, a posteriori sembra quasi che per questi santi sia stata anche semplice e facile lasciarsi guidare dallo Spirito, quindi fare quelle cose che lo Spirito chiedeva loro, no? Forse anche loro in questo cammino hanno incontrato dubbi, penso, e difficoltà, no? A discernere quello che effettivamente lo Spirito voleva da loro. E allora la mia domanda è anche un po' questa. Come facciamo delle volte a essere sicuri, certi, che quello che in alcuni momenti avvertiamo e vogliamo fare sia effettivamente una richiesta dello Spirito e non provenga magari dal nostro Dio, dalle nostre fissazioni? Cioè, c'è un modo quasi, non vorrei dire, certo e sicuro, perché ovviamente quando lo Spirito parla poi non c'è mai nulla di certo, però avere quella certezza che effettivamente è lo Spirito che mi sta suggerendo questo, non è il mio io, cioè non sono io che do le mie parole allo Spirito per fare alcune cose. Un po' questa era la riflessione che mi sto portando dentro da un po' di tempo, quindi ecco, volevo comunicarla. Grazie tanto, Olga, dell'intervento. Allora, risposta dalla vita dei santi, io ho fatto riferimento a quelle cose che poi sono tutte santi, oppure uno ha conosciuto anche la vita dei santi. Se io ho detto 1125, 1200, eccetera, non era un vezzo, anche perché ce l'avevo scritto, io con i numeri non ci quadro proprio, per dire che la garanzia che voce di Dio e non voce mia, pensiero mio, è la preghiera, è il silenzio, è l'ascolto, è la parola di Dio. Sono queste le cose che ci ha detto Francesco, che ci ha detto Teresa d'Anda questa sera. Sono questi gli strumenti che si racchiudono in una parola, è la comunità. È la comunità. Più volte è tornato questo discorso, no? Il Papa che fa un sogno e lo interpreta. Francesco che fa un sogno, c'ha una presenza di Gesù che gli ha detto determinate cose. È nell'incontro tra queste due realtà che nasce la certezza che è opera di Dio. Non c'è altro sistema, non è chi ha torto e chi ha ragione. Più volte io ho ripetuto in queste sere che se un prete, un frate, un parroco, un vescovo si mette nella condizione di dire adesso vi faccio vedere io chi ha ragione, e la vince chi ha chi conosce di più, chi parla meglio, chi... non è con solo questi criteri. Questi sono i criteri umani, dei quali non si può fare a meno naturalmente, no? Ma che vengono variati. Ricordate la vocazione di Daniele. Sente la voce, non l'aveva mai sentita fino ad ora, e va dal sacerdote e gli dice: mi hai chiamato? Per ben tre volte, fino a quando lo stesso sacerdote non si rende conto che c'è qualcosa che non quadra, e gli dice: quando senti quella voce, rispondi, parla, Signore, che sto sento, ti ascolta. Ed è l'incontro tra Daniele e il sacerdote che si realizza, si concretizza la parola, la voce di Dio. Ecco, un po' questi sono i criteri
a cui hanno fatto un riferimento loro. Non Teresa d'Avila ha parlato della gradualità della preghiera, ha parlato dell'Eucaristia, della parola di Dio. Sono i luoghi attraverso i quali c'è questo incontro con la persona Gesù, non con Gesù dei libri, non il Gesù delle immagini, non il Gesù, ma Gesù persona, il figlio di Dio che si è fatto uomo. Non so se ho dato un'indicazione, almeno un'indicazione. Vedremo nella vita, nella storia degli altri santi, quali altri elementi possono venire fuori, perché quando c'è voglio diventare, faccio un esempio banalissimo, voglio diventare ministro della comunione. Il parroco analizza le cose, vede e dice: la comunità non ne ha bisogno. Ma io sento questa voce dentro, il Signore che mi chiama. Allora, siccome quel parroco se dice di no, vai a un altro parroco nella speranza di trovare consistenza. Non funziona così la Chiesa. La Chiesa non funziona così. Mi dispiace, no? Mi dispiace dover deludere certe volte le persone che si fanno questa idea. Qui vale per il sacerdozio, vale per la vita religiosa, e vale per un catechista, vale per un meditatore. Almeno questo è l'insegnamento che attraverso la vita, ripeto, dei santi, che sono le persone che sono partite, tanti di loro sono partite peggio di noi. L'esperienza di Francesco è da una mentalità borghese, da una mentalità povereccia, da una mentalità passare alla povertà, alla sorella povertà, è tutto dire. Bene, qualche altro, sono già meno un quarto, lo so che, mamma mia, il tempo sempre corre velocissimo. Coraggio. Basta accendere il microfono per parlare, non ci vuole molto. Bene, va bene così. Io dico sempre, ricordatevi che padre Enrico ha una sua mail, padre Carmelo ha una sua mail, ma ci sono anche i vostri confessori, direttori spirituali, a cui potete fare regalo, dono, di quelle cose che vi vengono dentro, anche domande come quella di Olga, che potete esprimere e ci aiutate, e noi, se possibile, vi aiutiamo anche, no? Per rendere questi appuntamenti strumento per un cambiamento di mentalità. Ricordate, se la fede, diceva prima, non opera un cambiamento di vita, è una fede morta, è una fede di bla bla, di parole. Anche se siamo tanto, tanto, tanto impegnati nelle comunità, anche se abbiamo ruoli di responsabilità, non vuol dire fede mi cambia la vita, quella che la vera. Voglio farvi chiudere e farvi gli auguri con le parole di Don Tonino. Me le hanno mandate e io ve ne regalo. Sono io, sono Augusta, mi senti? Sì, certo, ti sento bene. Sì, sentiva male. Ciao Augusta. Non sono ancora molto brava con queste cose tecnologiche, però ho ascoltato e mi sono... Sono fermata su alcuni argomenti, ho sentito Olga la domanda che ha fatto e volevo dire ad Olga, come in effetti tu dici, ci ha insegnato, nella preghiera riusciamo ad ascoltare un'altra voce che non è la nostra. Grazie. Grazie Augusta, e auguri a Giosuè, auguri a figlio. Bene, allora... Aiutaci, oh Signore, scrive e dagli auguri Don Tonino, che li faccio via. Aiutaci, oh Signore, a portare avanti nel mondo e dentro di noi la Tua risurrezione. Donaci la forza di transumare tutte le tombe in cui la prepotenza, l'ingiustizia, la ricchezza, l'egoismo, il peccato,
la solitudine, la malattia, il tradimento, la miseria, l'indifferenza hanno murato gli uomini vivi. Metti una grande speranza nel cuore degli uomini, specialmente di chi piange. Concedi a chi non crede in te di comprendere che la tua Pasqua è l'unica forza della storia perennemente eversiva. E poi finalmente, oh Signore, restituisci anche a noi, tuoi credenti, alla nostra condizione di uomini. Amen. Tanti, tanti auguri, 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 a, che vi devo dire, auguri alle vostre famiglie, auguri, cercate di stare alle regole, cercate di stare alle regole. Non trovate scuse per rompere l'isolamento. Levate la nostra salute, della salute personale, della salute della famiglia, della salute degli ammalati, degli anziani, dei diversamente abili. Quindi ne va veramente della salute di tutti. È un grave peccato, non è soltanto incorrere in una menità quando ci fermano e siamo in una condizione non dovuta. Vi posso suggerire una cosa, se vi va. Tanto i romani mi avete sentito tante volte fare riferimento al mio dialetto. C'è un'iniziativa anche alla televisione, l'avevo sentita io, che è l'iniziativa delle uova di Pasqua per questo periodo, per aiutare la ricerca, per aiutare quei gruppi che danno solidarietà gratuita e hanno bisogno di noi. In un momento difficile come questo, i poveri aiutano i poveri. Ci aspettiamo grandi conversioni, la chiediamo la conversione di chiati più, però io per esperienza mia è così. Allora, per incoraggiarci, chi lo vuole, parlo in modo particolare nel meccanismo, ho scritto una cosa in meccanismo, così ve la mollo alle 8 meno 10 di sera e poi ci dormite cose. L'uomo di Pasqua può essere disegnato sopra la carta, bianco, nero, in pergamena colorato. Appena lo tocchi subito si sguarda, puro casente, ingannato o disegnato. Ogni materiale può fare l'uomo di Pasqua. Meglio ci è di materia assai preziosa, ricaro di Lupicino prima che nasca, l'innamorato lo ricara alla carosa. Lo meglio è di me l'uovo di cioccolata, da cui sorti da costa si curano tumori. La vita diventa toci, risorta e consurata, e poi si prescia l'anima e lo cuore. L'uovo cavità di pipasca è un regalo mia, tu dico grazie a te e a tutta la famiglia, fino tanto affetto, mangiare e pulizia. Ecco, muore lo virus senza misericordia. Grazie per la presenza, auguri ancora. Grazie, ciao.